Probabilmente tutti hanno sentito suonare Tommy Flanagan, anche senza saperlo. Accompagnatore di grandissima raffinatezza, Flanagan ha suonato il pianoforte in una enorme quantità di capolavori del jazz, sin dai primi anni 50. Ha suonato con Oscar Pettiford, J.J. Johnson, Harry Swift Edison, Coleman Hawkins ed è stato per un lunghissimo periodo il pianista di Ella Fitzgerald. Il suo suono delicato e preciso lo ha reso indispensabile nelle formazioni di questi grandi interpreti, al punto da far passare in secondo piano la sua carriera di leader e di solista. Nato a Detroit, nel marzo del 1930, Flanagan si è subito fatto notare nella scena jazz della sua città. Una scena che comprendeva artisti di grande spessore, tutti più o meno della stessa età, come i fratelli Jones, Elvin, Hank e Thad, Milt Jackson, Barry Harris, Paul Chambers, Kenny Barron e Betty Carter. Nel 1956 si trasferisce a New York. Da questo momento lo troviamo in registrazioni pubblicate sia a suo nome che a nome di altri musicisti per etichette quali la Prestige e la Savoy. Come si diceva prima, questa sua capacità di essere un partner perfetto per i solisti ha fatto sì che per ascoltare la sua musica nei propri dischi si è dovuto aspettare la metà degli anni 70, quando il suo stile animato dallo swing e rivolto in modo creativo e melodico al vivo è stato catturato da etichette come Pablo, Enja, su tutte, e poi in diverse registrazioni per case europee e giapponesi. In qualche maniera, questa sua riscoperta tardiva, avvenuta proprio nel periodo in cui imperavano fusion, jazz elettrico e jazz rock, mette in luce alcuni caratteri della sua figura artistica. Il suo modo di suonare affonda le radici nella tradizione dei pianisti delle prime stagioni del jazz, come ad esempio Art Tatum, una concezione che vede le due mani lavorare in maniera integrata sia sugli aspetti melodici che armonici. A questo aspetto complessivo si unisce il carattere non pirotecnico o muscolare quanto la sua visione narrativa, descrittiva o lirica a seconda dei brani. Maestria e tocco si mettono al servizio delle canzoni e delle storie da raccontare. La sua visione del trio quasi naturalmente è una visione paritaria, a prescindere da quelli che ne sono gli interpreti. Un'idea generale che in qualche modo mantiene la sua integrità anche quando la formazione non è quella del piano trio classico, ma unisce fiati, pianoforte e contrabbasso come un Three for All, pubblicato nel 1981 con Phil Woods e Fred Mitchell. L'idea generale è sempre quella di creare situazioni misurate, mai esagerate o ridondanti, dove ciascun musicista possa offrire il suo contributo personale senza sovrastare il lavoro degli altri. Ed è lo stesso motivo per cui è stato tanto apprezzato e ricercato come accompagnatore. Un lavoro straordinario il suo, che però scompare nell'ombra del sostegno da garantire al leader. Un lavoro estremamente valido che spegne in maniera quasi automatica i riflettori su di sé per lasciare al centro della scena il solista. È stato tra i musicisti insigniti del Jazz Bar, il premio assegnato annualmente in Danimarca dal 1990 al 2004. Flanagan lo vinse nel 1993, a coronamento di una carriera in cui è riuscito a mantenere con coerenza e gusto il senso lirico del suo stile e la visione melodica del bebop.